Che questa riunione? Allora, questa sera abbiamo organizzato come associazione Festa Eterna Mammanola il premio al cullatore in ricordo di Andrea Foglia. Andrea Foglia era un socio attivo della nostra associazione e insomma, abbiamo ritenuto quest'anno dare avvio alla prima edizione per consegnare un riconoscimento ai cullatori che nel tempo, in ogni singola paranza, si sono distinti per senso di appartenenza, per spirito di sacrificio, per amore e passione verso la festa e la fede in San Paolino attraverso il solco dei valori E pauliniani. chi saranno i premiati? I premiati li sveleremo tra pochi minuti. Ah, sorpresa! No, E ogni paranza, quindi a partire in ordine di partecipazione alla prossima edizione, che speriamo sia quanto prima, per l'Ortolano Salvatore Lauri, che è un ragazzo deceduto da pochissimi giorni. Per il Giglio del Salumiere Paranza Trinchese, il signor Felice Buonaguro, per il Giglio del Bettoliere Paranza Stella, il professore Salvatore Cassese, panettiere Paranza Fantastica Mimmo Scala, beccaio volontari, il signor Pasquale Maio e chiudiamo con l'Orgoglio Nolano e assegneremo il premio a Giuseppe Parisi. Poi vi sarà anche un'edizione speciale dedicata alle donne, una donna che si è particolarmente distinta per l'impegno profuso per la festa, che è la dottoressa Katia Ballacchino. Cadia Ballocchini. Quest'anno non ci sarà il ritorno dei Nolani a Brescello, No, l'edizione di Brescello è stata un'edizione fine a se stessa che aveva come finalità la promozione della festa in ambito nazionale. Brescello è stato l'occasione per poter accedere alla Parma, capitale della cultura 2020-2021. Infatti noi come Nola a gennaio 2020 abbiamo partecipato all'inaugurazione e alla parata con il Presidente della Repubblica Mattarella, con la città di Nola e la festa dei Gigli di Nola. Purtroppo non ci siamo potuti esibire per ovvi motivi ben conosciuti a tutti, ma il nostro impegno sia come associazione, sia come amministrazione che come fondazione è appunto quello di portare avanti la promozione nazionale della festa dei Gigli in onore di San Paolino di Nola. Ma c'è, tu fai parte anche della Fondazione Festa dei Sì, Gigli. faccio parte della Fondazione Festa dei Gigli e questo premio, questo riconoscimento riceve il patrocinio morale sia dell'amministrazione comunale, dell'assessorato ai beni culturali che della Fondazione Festa dei Gigli e quindi dei miei colleghi, a partire dal presidente Nicola Argenziano, Raffaella Mauro, Dollino D'Onofrio e Vincenzo Santella. Quindi tutti insieme, tutte le sinergie della città, con il grande sostegno sia delle paranze, dei maestri di festa, delle associazioni, c'è anche Luca, al quale puoi chiedere qua, visto che è rappresentante della comunità di Nola, c'è una forte sinergia per traghettarci in questo momento storico affinché quanto prima ritorni la festa tra noi. E la comunità di Nola? La comunità è molto presente quest'anno, non c'è la festa, ma c'è molta sinergia fra le associazioni, probabilmente come non si è mai visto. E questo è sicuramente un buon segno, è foriero di positività, perché se si uniscono le forze sicuramente si possono ottenere ottimi risultati.